Andrew Marr, 62 anni, ha discusso del futuro della monarchia e l'emittente televisiva ha avvertito che la morte della regina sarà un momento assolutamente enorme nella vita di tutti. Andrew Marr ha detto alle persone di prepararsi per un terremoto etico quando la regina muore mentre si scatena contro i reali, dicendo che alcuni si comportano come free riders. L'emittente televisiva veterana, 62 anni, ha affrontato il futuro della monarchia durante la sua prima intervista da quando ha lasciato la BBC a dicembre. Marr crede che grandi cambiamenti stiano arrivando e ha avvertito che il paese entrerà in uno stato di shock quando Sua Maestà passerà. Si aspetta che il principe di Galles e il duca di Cambridge orchestrano una bonifica con l'obiettivo di mantenere il sostegno del pubblico. C'è la sensazione che l'intera questione del futuro non sia stata discussa per molto tempo, perché la regina è così ammirata e così venerata, ha detto, quando arriverà quel terribile giorno in cui la regina non sarà più con noi, il paese entrerà in uno stato di shock, sarà come un terremoto etico e non credo che sia pienamente compreso o apprezzato come questo sarà un momento assolutamente enorme in tutte le nostre vite. So che il principe di Galles ha in programma di riformare la monarchia, sembra che Charles e William organizzeranno un clear out, ha detto Marr al Daily Mail. Mi dispiace dire che alcuni membri della famiglia reale si sono comportati come dei free rider, presumendo che la monarchia, l'istituzione stessa, non possa mai essere messa in discussione, Marr ha rivelato di aver lasciato la BBC perché era frustrato dall'autocensura delle sue opinioni. L'ex editore di The Independent è entrato a far parte della società nel 2000 e ha presentato il suo programma politico domenicale di punta del 2005. Ora, il giornalista ha detto che vuole essere libero di dire e scrivere ciò che pensa veramente e ha anche affermato che a lungo termine la BBC potrebbe dover finanziarsi tramite un modello di abbonamento.